il cuore di certe notti, svanito il primo breve sonno, sale un bisbigliare fioco come di qualcuno che ti parla all'orecchio, oppure sono voci che senti provenire da lontano, entrate nella stanza assieme alle schegge di luce che le finestre lasciano filtrare. Vorresti che tacessero, ma allo stesso tempo tendi l'orecchio per provare a distinguere qualche parola, una frase intellegibile, una domanda che si ripete. E immagini che proprio lì, dentro a quel mormorare notturno, lungo il confine tra sogno e pazzia, risieda ciò che rimane di chi se n'è andato e ciò che si fa avanti di chi domani attenderai sulla soglia. Ed è capitato che certe esistenze miserabili e strampalate, spesso trascorse in reclusione, abbiano suscitato in me un'intensa compassione e soprattutto la chiara consapevolezza che ciò che separa la mia vita dalla loro e che separa ogni vita tollerabile da una vita disgraziata è in fondo una distanza minima, un dettaglio avverso del destino, una coincidenza sfavorevole. Il manicomio, solo inascoltato, Nannetti comincia a incidere il suo libro utilizzando l'unica matita che si è trovato a portata di mano, la fibbia del panciotto, e vi dedica tutti i minuti d'aria di cui dispone quando può accostarsi al muro del padiglione, così come ci si accosta a una pagina bianca. Di Robert Walser, il grande scrittore svizzero, ho a lungo immaginato le fredde camere d'affitto, dove era solito abitare, le interminabili passeggiate solitarie, le parole lasciate cadere sulla carta con tratti di matita via via più leggeri, fino ad accettare, nei lunghi anni del manicomio, che il suo sguardo si posasse sopra un mondo fattosi muto, dove nessun'altra parola avrebbe trovato posto. Così tornò a vedere Oreste Fernando Nannetti, aggrappato alla sua pagina di pietra, mosso dalla volontà che lo spinge a occupare con le linee aguzze delle sue lettere gli spazi di intonaco rimasti ancora vuoti. Poi vedo Walser, che guarda davanti a sé e forse si specchia nella parete bianca della camerata, come fosse di fronte a un campo di neve attraverso il quale nessuno è ancora passato. E penso che in fondo è il medesimo manicomio. C'è infatti un invisibile corridoio che partendo dai Risau nella Svizzera orientale arriva fin sulle falde delle colline toscane. È lì che compiamo, tutti noi compiamo, il nostro ininterrotto andirivieni. A un capo del corridoio c'è la muta contemplazione delle cose, affacciati alla soglia dell'indicibile, dall'altro l'incessante invenzione di un delirio con il quale costruire le nostre vite, il nostro passato, i nostri amori, le nostre gioie, le nostre disperazioni. Il cortile del Ferri adesso è vuoto. Le voci si sono allontanate una a una lungo la strada che scende dalla collina. Anche gli uccelli sembrano tacere. La foschia del primo mattino si è alzata e sulle foglie di erbe senza nome la brina si scioglie al sole tenue di ottobre. E come ha scritto Yosa Buson in uno dei suoi haiku più belli, ridona vita al mio bastoncino d'inchiostro.
Thank you.